più puntualmente. Io, per iniziare, voglio ringraziare Massimo Mondano che mi ha fatto così fortuna un progetto che abbiamo costruito insieme quando c'è stata la figura del teatro nazionale. Quindi si è partiti da questo punto fermo. Ricordare un grandissimo autore come Pizzati e condividere una produzione dello Sacro del Canto. Accanto naturalmente ringrazio la sezione di Verona perché averci ha accompagnato questo amore per Pizzati dal 94. Nel 94 abbiamo preso curato questo progetto. Ho portato il catalogo. Il catalogo storico. Del storico, assolutamente, esatto. Che ha unito tutta la città peraltro. È stato un progetto condiviso con amici milanesi, ma con molti amici veronesi, una grande mostra sul Trovamonti, una grande attività sulla città. Allora si era fatto questo progetto itinerante, non si era pensato allo spettacolo, ma si raccontavano, si recitavano i racconti di Pizzati in vari luoghi della città, luoghi assolutamente meravigliosi, dal fiume alle colline, ai magazzini generali, a luoghi molto inaspettati, alle boccare. Quindi abbiamo scoperto molti luoghi della città e abbiamo fatto conoscere questi luoghi, alcuni per la prima volta veronesi, e abbiamo fatto ascoltare le Pizzati, molti racconti dedicati ai luoghi che si erano nel 94. Da allora per me è iniziato questo grande amore. Nel 94 siamo andati a incontrare la Marina con Maria Teresa e per me è stata la prima formulazione, vuoi per la simpatia di questa donna straordinaria, vuoi per il luogo, perché la casa Pizzati di Milano è un monumento all'arte del Novecento. E lì è iniziato per me questo grande amore. Quando siamo riusciti poi a progettare e lavorare su Sette Piani con Lugo Pagliai e Paola Gassman per la produzione che è nata sempre a Verona e poi ha circuitato in città d'Italia, è stata per rinnovare quella gioia. Da allora il rapporto con Pizzati, con gli amici Pizzati, anche con i malati Pizzatiani in giro per l'Italia, quindi con Maria Teresa sempre e con Almerina in particolare, che ci ha sempre seguito e accompagnato. Qualche anno fa abbiamo realizzato Poema Fumetti, per me è stato un grande momento perché Poema Fumetti è una sorta di testamento, cioè testamento pittorico, e quindi all'interno delle pagine si legge molto. E mi ricordo che una sera molto bella a Milano abbiamo presentato lo spettacolo con Almerina e alla fine ci ha dedicato qualche momento della sua vita per raccontare insieme alcuni episodi della sua esperienza con Pizzati, artista, Pizzati pittore, perché scriviamo prima pittore, poi romanziere, poi drammaturgo, insomma tutto quello che Pizzati ci ha insegnato attraverso le pagine e quelle della sera. Quindi questo infinito autore ci ha accompagnato. Affrontare il deserto per me è stata una scelta molto, molto dura, molto forte. È chiaro che è il suo monumento. Lui stesso dice che la sua vita parte da questo, parte da questa definizione. E quando abbiamo deciso, io e Paola, che mi ha molto aiutato, di lavorare insieme sulla drammaturgia, come presentare questo deserto, abbiamo deciso naturalmente di chiedere, rispetto alle idee che ci siamo fatte, di chiedere a Almerina quale fosse la sua opinione. E devo dire che istantaneamente, già dalla prima lettura che abbiamo fatto insieme del deserto, è piaciuta molto questa nostra versione. Perché noi abbiamo voluto raccontare soprattutto il romanzo, quindi quello che il pubblico vedrà è un teatro letterario. Lo spettacolo inizia con le prime parole di Pizzati e finisce con le ultime parole di Pizzati. E c'è una figura che accompagnerà il narratore, che accompagnerà tutto lo spettacolo, che ci accompagna attraverso sicuramente gli avvenimenti di questa drammaturgia. Quindi succedono molte cose in questo romanzo e noi raccontiamo con le parole esatte di Pizzati. È chiaro che la scelta è stata quella di soprattutto cercare di far entrare lo spettatore in un clima. Che racconta l'avventura di Giovanni Drogo, e qui con noi in sala ti ringrazio soprattutto loro di questo bellissimo periodo in cui stiamo lavorando insieme, gli attori che lavoreranno a questo spettacolo. Gli attori sono 9, questa mattina ce ne sono 5, intanto ringrazio i 5 presenti e poi ringrazio anche i non presenti.
Simone Falobba, Roberto Petruzzelli, Manuel Fortunato, Stefano Cardaletti e Aldo Gentileschi. Marina è per strada. Marina da Placa è arrivata da poco, ma dopo le 6 non ci raggiunge e poi ci siamo divisi. Bene, un bellissimo gruppo di lavoro, un lavoro molto corale e ci ho tenuto molto a questo. Abbiamo lavorato con l'idea che questo spettacolo fosse uno spettacolo da costruire tutti insieme. La scelta che ho fatto, e sono molto felice perché però ci sta dando ragione, che in realtà questo testo non ha un protagonista, ma tutti noi, tutti gli spettatori, tutti i lettori di questo bellissimo romanzo sono protagonisti. Quando leggi La vita è giovane di Drogo pensi alla tua vita. E allora la stessa cosa succede con gli attori. Quando tu lavori su questo spettacolo, tutti gli attori sono protagonisti, tutti gli attori interpretano Giovanni Drogo e si passano il testimone. Quindi la cosa che io ho trovato giusta rispetto a questo romanzo circolare, come poi scrive benissimo Michel della Spiga, che questo suo saggio scrive un testo perfetto, Il deserto di Tartari, come un romanzo di edificio. L'idea, che difendiamo accuratamente e fortemente, che la vita di Giovanni Drogo sia una vita spesa nell'attesa ma nella speranza, con un grande ideale e un grande sogno. E questa vita sia una vita piena, riuscita, con il desiderio di raggiungere un obiettivo che poi non raggiunge, ma non importa, perché l'importante è avere un desiderio. Io cito una frase di una persona che mi ha esemplare questo: nella vita alcuni uomini hanno un grande sogno e mancano persone. Nella vita altri uomini non hanno nessun sogno e mancano altre persone. La prima categoria è di uomini che sognano. Una categoria di uomini che hanno un desiderio. Poi, che tu riesca a raggiungerlo o a non raggiungerlo, questo, come dire, è a lato importante. L'importante è avere un sogno. Allora, realizzare questo progetto sul deserto di Tartari, per me è proprio questo, è raccontare la vita di un uomo che investe la sua esistenza in questo grande sogno cercando l'infinito. Quindi, l'aspetto spirituale di questo è fondamentale. Maria La Placa, che è l'unica attrice di questo nostro spettacolo teatrale, ha una parte fondamentale con altri attori. Questo è uno spettacolo musicale, dato che il grande amore di Buzzati per la musica per noi era fondamentale, abbiamo voluto onorare Buzzati anche in questo. Quindi l'aspetto musicale del suo spettacolo è fondamentale. Quando abbiamo fatto gli incontri per scegliere gli attori che hanno lavorato in questo progetto, abbiamo cercato fortemente dei musicisti. E strada facendo abbiamo trovato degli straordinari musicisti. Quindi Aldo Gentileschi suona, oltre che la fisarmonica, anche il pianoforte. Simone Falobba suona le percussioni. E Maria La Placa, attrice di Catania, suona uno strumento misterioso tanto quanto il mondo buzzatiano, il theremin. Allora, cos'è il theremin? Adesso io chiedo a Paola, assistici per cortesia, dai una mano, io ho bisogno che, non so, proviamo, lavoriamoci. Io vi farò sentire questo strumento assolutamente straordinario e unico, che voi non avete mai sentito nella vostra vita, che racconta il mistero di Buzzati. Quindi all'interno di questo progetto c'è anche questo. Poi naturalmente, e poi do la parola a Maria Teresa Ferrari, naturalmente c'è tutto il mondo pittorico. Questo mondo pittorico l'abbiamo raccontato naturalmente proiettando molte immagini di Buzzati, quindi vedremo in scena molti quadri di Buzzati, frammenti di quadri particolari che ci accompagnano in tutto ciò che Buzzati non scrive ma dipinge. Il suo mistero è talvolta più nella sua pittura che nella sua scrittura. Per fare questo abbiamo chiesto aiuto a uno scenografo bravo come Antonio Manzuto, che alla destra anche qui con noi ci ha aiutato e ha lavorato sul progetto di questi militari immaginari, come li chiamo usati. Quindi questa è una fortezza, sono militari ma sono immaginari, non sono reali. Quindi per dare questa atmosfera è importante trovare una scenografia.